è ora di andare in palestra. Stasera mi tocca, certo che sofferenza, una bella lezione di Zumba. E quindi ho pensato di fare un video anche un po' spiritoso, un po' così, per farvi vedere come mi concio e cosa faccio prima di andare appunto in palestra. E quindi diciamo questa è una specie di video outfit, una specie di video get ready with me, insomma è un po' un video purpurì di tanti altri video, così è giusto per condividere con voi questa mia passione per lo Zumba. E infatti ho messo anche una musica in sottofondo che fa venire veramente voglia di muoversi. E quindi niente, sbrighiamoci perché tra poco inizia la lezione di Zumba. Prima cosa tolgo tutti i gioielli, perché in palestra non ci si può andare mica con gli orecchini lunghi o ingombranti, per cui via tutti i gioielli, anche perché io quando vado in palestra sembro veramente impazzita, cioè proprio salto come una matta di qua, di là, cioè è proprio un momento che mi piace tantissimo. Anzi, fatemi sapere se anche voi andate in palestra e che cosa vi piace fare in palestra. Io ci vado da tanti anni e sono rimasta fedele alla mia palestra dal 98 che ci vado. Lo dico appunto, ecco, continuo, leggo i capelli e mi piace tanto. Io faccio Zumba, aerobic e step, così come avrete potuto vedere anche da qualche video che ho caricato, fitbox, preso l'elastico, pilates, che mi piace tanto, e poi tonificazione, basta per il momento. Quindi niente, leggo i capelli e oggi sono fortunata perché avendoli legati anche sopra non ho grandi difficoltà. Poi di solito do uno sguardo al trucco che ho fatto la mattina e verifico se c'è da fare qualche ritocco, qualcosina, e mi ritocco. In questo caso ripasso un po' la matita sotto gli occhi. Devo dire che il trucco non mi dà fastidio in palestra, a parte fitbox. Per il resto io non sudo moltissimo. Perché comunque sono molto allenata, per cui non fatico particolarmente, soprattutto poi d'inverno, cioè difficilmente io sudo. E quindi il trucco non mi dà assolutamente fastidio, anzi mi darebbe fastidio andare via senza trucco, perché comunque mi sento più a posto così. E ora è il momento di scegliere cosa indossare. Naturalmente le cose che indosso le scelgo un po' in base alla lezione che devo fare. Stasera è Zumba e quindi mi ci vuole qualcosa di allegro. Allora, non vi spaventate per il disordine, perché io sono disordinata, nonostante che vi abbia fatto vedere che la mia casetta è comunque abbastanza a posto. Ah, tutte le cosine della palestra ce l'ho in questo cassetto e nel cassetto sotto. Casino, casino, casino. Per cui è il momento di scegliere cosa mettere, ma già lo so. Mi sono preparata per la lezione di stasera, mi vesto così, con questa magliettina molto molto carina, mi piace tanto. Peccato che io sono molto magra comunque, che ha queste balze così, che fa molto l'effetto latinoamericano, no? Quando uno si muove. E poi è carinissima perché dietro è scollata così, quindi cioè è proprio carina. Questa magliettina l'ho comprata nel villaggio turistico dove sono stata in vacanza quest'estate, ed è praticamente la magliettina che portavano gli animatori. E quindi niente, questo quindi sarà il mio outfit di stasera, con questi pantaloni, vabbè, i pantagese normali, che avevano veramente qui in vita anche una cinta, ma in tutta quella confusione che c'è nei miei cassetti la cinta si è persa, non so dove sia. Come scarpe io porto, non sempre, le Easy Tone della Reebok, quelle che hanno il sotto un po'
così, come si dice, un po' bombato, che dovrebbero servire a tonificare, ma non credo che funzionino molto. E quindi ecco, io mi vesto così per andare a fare la mia lezione di Zumba. Oltre a questo, naturalmente, metterò qui sopra, ci metto questa felpa, diciamo, con la chiusura lampo, questa felpa nera che è veramente caldissima perché dentro è di Bai, che è di Oisho, e devo dire è veramente fantastica, anche perché la posso anche tirare su così nel collo e quindi proprio mi fa l'effetto sciarpa. Cioè io proprio fare i video di outfit sono un disastro, perché ancora proprio non ho capito come dover mettere la telecamera, cioè proprio un casino. Comunque ecco, metterò questa bella felpina che è caldissima anche se abbastanza anonima, e un cappellino di paglia e un giacchettino imbottito. E quindi niente, sono pronta per la mia lezione di Zumba e non vedo l'ora di iniziare a saltare come una matta. E quindi al prossimo video. Ciao ciao, e mi raccomando, zumbate anche voi. Ciao!